Carissimi amici, bentornati a Country Live, questo appuntamento dedicato non solo alla musica e al ballo, ma anche ai gossip di questo grande mondo che ormai ha invaso le nostre case, invaso con grande piacere, e qui con noi ci sono i nostri Marilou Teseo e Loris DJ, Italian Country Family. Bentornati ragazzi. Ciao Tiziana e ciao al pubblico. Bentrovati. E parliamo di musica subito e parliamo di grandi concerti a Circolare a Feste di Cavriago, Reggio Emilia, e Loris e Marilou ne sanno a pacchi di queste cose, visto che sono loro che organizzano. Loris, che cosa ci proponi oggi? Vi faccio risentire un pezzo di John Arthur Martinez, un pezzo che conosce tutto il pubblico perché è una cover degli Eagles, Hotel California, suonato in modo egregio anche dal chitarrista che è Chris Reeves, il chitarrista di John Arthur Martinez. E dal vivo ci ha fatto venire la pelle d'oca. È vero, sono d'accordo. Allora vi lascio subito con questa grandissima emozione, così iniziamo bene la nostra puntata e ci rivediamo subito dopo. I remember I was running for the door.
Sì, risentirlo fa sempre venire tanta emozione, ha ragione Loris, tanta pelle d'oca. Allora, in realtà Hotel California non è un brano tipicamente country, vero ragazzi? Diciamo che è un pezzo di country rock, per gli Eagles in quegli anni facevano country folk, country rock, praticamente stile californiano come stile, però diciamo che i primi pezzi country in Italia si sentivano anche da questi cantanti che erano i più famosi nel giro della discografia mondiale, quindi ci si è avvicinati anche per questo motivo alla musica country. Country. Secondo te, Mary, qui sopra ci si può ballare qualcosa o è una musica soltanto da ascoltare perché non ha una quadratura per una line dance? No, ci si può ballare. Adesso io così a mente fredda non mi ricordo se ci sia qualche line dance, ma sono quasi certa che ci sarà, perché ormai le line dance, non c'è brano musicale che non abbia una sua line dance. Comunque sì, si può ballare anche su questa. È ovvio che questo è un ritmo lento e quindi insomma... Potrebbe essere un ballo di coppia, partner dance. Potrebbe anche essere un ballo di coppia. Ma questo, scusa adesso, a quei tempi, perché parliamo degli anni 70, o mi sbaglio? 80, sì. Probabilmente neanche si chiamava musica country, si chiamava ma musica folk americana, sì, una cosa del genere. Cioè il country è sempre esistito, fin da Hank Williams. Diciamo che questi sono i pezzi che sono serviti a farci conoscere questi artisti. Poi di lì, pian pianino, ci si è avvicinati all'altra musica. Allora non c'era internet e quindi arrivavano in Italia e in Europa solo questi pezzi qua, e che sonorità ti piacevano, poi approfondivi, ne cercavi degli altri, pian pianino ci si è avvicinati a questo mondo. Che bello. Comunque, country o no, resta sempre un gran bel pezzo. È bellissimo. Peraltro uno dei miei preferiti. Poi io amo in modo particolare John Arthur Martinez perché all'interno delle sue cover mette sempre un pezzo cantato in spagnolo e devo dire che è emozionante tantissimo. Allora. È un po' la tua lingua madre, tu che vieni dai latini, no? Sì, dai latini americani, ecco, no, effettivamente, esatto. È vero, io che vengo dai latini americani mi evoca Sì. tantissime emozioni. Devo dire anche che John Arthur Martinez è una gran persona perché nonostante l'abbiamo visto 2 o 3 volte in Italia, ci contatta spesso, ci saluta, ci manda dei video, ci manda dei messaggi. Siamo andati a trovarlo a Austin, ci ha invitato, ci ha fatto la pubblicità a un suo concerto, ha pubblicizzato l'area feste di Cavriago, è stato gentilissimo. È vero, peraltro io questo pezzettino qui ce l'ho perché mi è arrivato il filmato e quindi potrei anche tirarlo fuori dal mio archivio della quale Mary ha così tanta paura. Invece Il ho tante famoso cose, cilindro. il famoso cilindro, però ho tantissime cose belle e emozionanti davvero da condividere con voi perché sono dei momenti storici. Sorrico però sono felice. Amarivo mañana, amarivo molto. We're on the fiddle, folks, in Cedar Park, Texas.
Thank you kindly, appreciate that. Allora, abbiamo ascoltato musica ed ora passiamo al ballo e passiamo a questo Texas Waltz davvero evocativo, ballato una sera di mezza estate, vero Marie? Sì, allora il Texas Waltz è uno dei balli di coppia, è un ballo di coppia coreografato in questo caso, ed è un valzer lento. E allora dispiace tantissimo per due motivi. Intanto perché, vabbè, un ballo di coppia ormai, insomma, avrete capito che lui punta ai balli di coppia. Poi soprattutto perché è lento, quindi non suda, non fa fatica, non gli viene l'affanno. Abbraccio sempre le ragazze, quindi è divertente. E quindi anche quando facciamo le serate che lui è in console, questo lo mette sempre sul Texas Waltz e tutte le volte lo riprende. Penso che, cioè, tutti i video che lui pubblica delle serate di Cariago o comunque dove siamo, lui pubblica sempre il Texas Waltz, che penseranno che sbagliassero quello. Però è molto bello perché così le persone sanno che il country è vario, non è soltanto line dance, ma è anche ballo di coppia. Comunque adesso voi lo vedrete questo video, però visto dal di fuori, questo valzer coreografato fa molta coreografia, è molto bello da vedere dal di fuori anche, e me lo dice spesso anche la gente che si avvicina a questo genere, che non ha mai ballato, dice: cavolo che bello questo valzer, non l'abbiamo mai visto. Quindi vedrete anche come funziona adesso. Allora ce lo gustiamo, visto che ci avete fatto venire tanta curiosità, anche agli amici che ci guardano da casa, ci vediamo fra pochissimo. My heart broken mind.
come erano belli! Grandi maestri, come avete visto in pole position, appunto, i nostri Marilu Teseo e Loris DJ di Italian Country Family, bellissima davvero. Sì, nonostante i volumi, cioè grandi maestri nel senso volumetrico. Ma no, ma no! In senso di bravura, insomma, ragazzi. Troppo brava, troppo brava. Voilà. Allora, ragazzi, adesso torniamo a parlare di musica e passiamo alla proposta di Loris, che ancora non ce l'ha fatta, la proposta musicale di oggi, i tuoi grandi artisti che recuperi anche te dal tuo cappello magico. Di chi ci parli oggi? Ti propongo una canzone di Kevin Fowler, che è un signore texano molto simpatico e divertente, che tira sempre fuori dei video interessanti e divertenti, oltre a pubblicare delle canzoni veramente belle. E questo video mi fa piacere farvelo vedere perché è più che mai di attualità, perché fa vedere dei ragazzi che di nascosto vogliono andare a ballare, rompono il lucchetto di un locale dove si ballava di solito il two step e ci vanno a ballare di nascosti. Fra l'altro sono dei ballerini bravissimi. Poi alla fine della canzone si vede che arriva il proprietario, che è Kevin Fowler, che si incavola perché vede questi che sono andati a ballare nel suo locale rompendogli il lucchetto della porta, e quindi niente, li prende a sorridere, e questi ragazzi mentre escono gli danno degli scappellotti di testa come per dire dai, ci siamo divertiti, lascia stare. Ma pensa. E poi siccome mi chiedi sempre guardi, fammi vedere il tuo step, fammi vedere il tuo step, in questo video qua è un tuo step un po' particolare perché i texani lo ballano anche a modo di rock and roll, però vedete delle figure che io non sarei capace di fare, quindi vi divertirete anche a vedere che tipo di figure fanno durante il ballo. Allora ragazzi, a voi che si guardate da casa, mi raccomando, guardate e prima di provare dovete essere in presenza dei vostri genitori, sono già preoccupata. Esatto. Allora vi lascio con questa nuova proposta di Loris DJ, gustiamocela insieme, perché anch'io non l'ho vista, quindi sono davvero curiosissima. A fra poco. Moving On si chiama il pezzo. Allora, io vi ringrazio di essere stati con noi, purtroppo vi devo salutare perché il tempo a noi concesso è giunto al termine, ma vi ricordo che se volete ripassare tutte le country line dance che vi proponiamo durante la nostra trasmissione, non dovete fare altro che andare su www.countrylivetv.it, che è il nostro sito ufficiale, lì trovate anche l'archivio di tutte le puntate di Country Live, ma non solo, le interviste, un po' di tutto, gli speciali, c'è di tutto. E poi vi consiglio di iscrivervi al nostro canale YouTube per seguirci in diretta ogni venerdì alle ore 14. Allora, ragazzi, mi dispiace tantissimo dovervi salutare, non vedo l'ora che arrivi la prossima puntata, però grazie di essere stati con noi anche oggi a Marilu Teseo e Loris DJ Italian Country Family. Piacere nostro, grazie a te. Sempre un piacere divulgare questa musica, quindi mi fa piacere che ci ascoltino e ti ringrazio per questo, Tiziana. Grazie a voi che siete sempre con me, grazie a voi che ci seguite da casa, sempre così presenti e pieni di affetto. Grazie per tutti i vostri commenti, per i vostri saluti, sono davvero contenta che vi piaccia questa trasmissione. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento, io vi saluto come sempre ricordandovi che per me la musica è vita ed il ballo nella sua più grande espressione. Alla prossima puntata, ciao! Ciao a tutti!